Una cascata di margherite arancione poggiate sul feretro, intorno i fratelli, i nipoti, tutti i familiari e poi gli amici, biker, quelli che hanno condiviso con Luca la passione immensa per le moto. Sono tutti insieme nella chiesa di Santa Maria del Rovere per accompagnarlo un'ultima volta. Toccante l'omelia di Don Adelino, che in una sorta di lettera si è rivolto direttamente a Luca. Se noi siamo qui è perché tu ci hai lasciato tutti senza parole, sgomenti e allo stesso tempo incapaci di capire in profondità le ragioni della tua scelta. Buono, gentile, delicato, generoso, attento agli altri, rispettoso delle regole anche nelle sue uscite in Harley, così Don Adelino descrive più volte Luca, senza dimenticare il suo infinito amore per la moglie Giovanna, con la quale aveva condiviso la vita, il lavoro, i viaggi, in sella alla moto. Hai adorato tua moglie fino all'ultimo giorno e poi hai scelto di entrare in quel sepolcro, come Pietro e Giovanni, in cui morte e vita si scontrano, nessuno di noi può nemmeno protestare, non può ribellarsi a questa scelta e imprecare contro il dramma della vita. Sei tu che hai scelto di congedarti da questo mondo. Commoventi, al termine della funzione, le parole delle due nipoti di Luca. Con il cuore in mano riesco solo a dirti che mi dispiace tanto. Mi dispiace soprattutto che hai precluso tutti noi di un futuro felice assieme. Mi dispiace vedere che con questo tuo gesto hai sfibrato e logorato ogni cellula presente nel corpo di mio papà e dello zio. Mi dispiace che non siamo riusciti ad essere quella pulsione utile al tuo cuore per farlo carburare ancora un po'. Non ti preoccupare, zio. Nonostante i cuori anestetizzati dal dolore, nessuno ti ricrimina nulla. Credo che in questo momento in ognuno di noi tu abbia lasciato pensieri diversi, anche di rabbia e dispiacere. Ma la forza più potente che ci sia è il perdono, e ci credo tantissimo. E io sono qui per dirti che ti perdono perché hai amato la zia e tutti noi fino all'ultimo abbraccio. Per l'ultimo viaggio Luca è stato accompagnato dal rumore che lui e Giovanna tanto amavano, il rombo delle moto.